Vola su queste terre, amica mia. Toca ha detto che Carlo frequenta questa taverna. Strano che beva e si rilassi all'alba di una guerra. Cantate alla follia del re! Oggi segna la fine di un'era. Bevete, amici! Ridiamo assieme alla fine del mondo. Il re grosso, che altro re potrebbe essere? Dicono che dorma qui. Ha dormito, mangiato, bevuto e poi se n'è andato. Ma dove si è andato? Come potrei saperlo? Non hai avuto fortuna? Eivor! No, per niente. Trovare un uomo grosso e famoso dovrebbe essere semplice, ma non per me. Vieni, beviamo. Chi è questa gente strana? Stolti senza pudore né onore. Attori che si esibiscono per il re. Uno di loro potrebbe condurci al più stolto di tutti, il re. Non illuderti. È come parlare a dei geati ubriachi. O anche peggio. Eivor, devo ringraziarti. Per cosa? Per avermi sostenuta con Siegfried. Lui non parlerà ai Franchi, ma noi ci proveremo, no? Sì. E sappi che puoi farcela, con o senza di lui. Ma ho fallito. Nessuno qui mi dirà dove trovare il re. Che dovrei fare? Una vera guerriera deve essere maestra di armi e di parole. Guarda e impara. Salute, amico mio. Vorrei offrire la mia lama al tuo re. Dove posso trovarlo? Mentre il grande orso dormiva, i giullari, salite le scale, entrarono nella sua stanza. Era un azzardo svegliare l'orso, eppure i giullari si diedero al vino, ai canti e alla danza. Credo che l'orso sia il re. Dunque, aveva una stanza. Guarda e impara, dicevi. Visto? È dura trovare un re, non è vero? Ehi tu, tipo strano. Dov'è il tuo re? Più muto di un morto. Non importa. Ecco il tuo nascondiglio.
Ho quel che serve. Carlo va a teatro ad Amiens. Bene, andiamo. No, reagirebbe male se vedesse una guerriera di Siegfried. Andrò da sola. Come vuoi, ma quando hai finito torna qui e raccontami cosa ti ha detto. Piega le ali, Sinin. Dimensioni, mai, bensì dalle sue parole. Dimostrane l'onestà o la falsità. Amico mio, sbagli ancora. Le parole scorrono come l'acqua. Valuta invece la regalità nei fatti e non nelle promesse. Buon Arlecchino, all'improvviso mi hai reso tutto più chiaro. Il grande Carlo approva di nascosto dal buio del teatro. Sono dietro le quinte. Forse Carlo è qui intorno. Figlia di Babilonia, devastatrice. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà. Sì, demone, cosa? Che cosa farà ai piccoli? Li sbatterà. Contro la pietra. No. No, 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 no! È solo la pagana. Traviata da Lucifero. Ma pur sempre una mortale. Carlo, ho udito due voci. Chi c'è qui con te? Ci siamo solo io e questa patetica creatura. Perdonami. Parlare a qualcosa che non esiste gli apre la porta dell'esistenza. So dirti questo. Te l'assicuro, il mio demone esiste. Come il mio Dio. Uccidimi. Fai di me un re martire.
Dovrai ucciderti a sangue freddo per il modo in cui hai tradito me e la regina. Ma così non avresti ciò che vuoi. Pace e carta bianca in Inghilterra, no? Solo tu puoi salvare la tua gente dall'ira di Siegfried. Se la vita fosse semplice, il pane crescerebbe sugli alberi. Odone è un grand'uomo, con grandi ambizioni. Tutti i nobili mi fanno richieste. E così il Papa, i Greci, gli Slavi, i Sassoni e i Saraceni. E voi, voi nordici, esigete terre, ostaggi, tributi. A volte la mossa migliore è non muoversi affatto. E lasciare che i tuoi nemici si distruggano a vicenda. Lascerò che la verde terra di Dio si tinga di rosso sangue infedele. Mentre il Pio Carlo prega per la pace. Non c'è niente che vuoi. Sì. Ormai sai che non mi importa niente di quella causa persa di mia moglie. Ma di Bernardo, sì. Il mio erede. Portami il principe, illeso, e valuterò i termini della tua offerta. Oppure vattene. Vuoi che lo porti in un teatro squallido dove tu parli da solo nel buio? No. Consegnami mio figlio sul campo di battaglia, davanti a tutti i miei uomini. Non prima? Perché? I miei nobili devono vedermi ricevere qualcosa da voi nordici. No. Non tornare fino a quel giorno, puoi andare. Vedono, sarà un problema.
Sembri una che si è affogata di birra. Quanta ne hai bevuta? Non abbastanza per sopportare questi ignobili scaldi franchi. Ma dimmi, Carlo firmerà la tregua? È disposto a parlare solo se gli porteremo suo figlio Bernardo. Ma noi non abbiamo il ragazzo. No, ma so dove l'ha portato la regina. Al distretto della peste della città. Radunerò i Teine e li prenderemo in ostaggio. Rapire il principe sarebbe da codardi. Ma sarà bene tenere d'occhio il ragazzo. Conosco un uomo sveglio e discreto. Pierre. Saggia scelta. Dunque, si avvicina l'ora dell'attacco e del rogo della città? Sì. E io vorrei evitarlo, ma che altro possiamo fare? Ci rivediamo al campo, Toca.